stata casa famiglia, abito con il mio ragazzo, faccio la vita un po' così. Nadia, 19 anni, accento romano, nata nella capitale da genitori marocchini, non ha cittadinanza italiana né permesso di soggiorno. Da un mese è chiusa nel centro di identificazione ed espulsione per immigrati di Ponte Galeria. Mi sento fuori dal mondo proprio. Non è già posto mio stare qua, non è zona mia. Io mi sento italiana, sono italiana. Fin quando minorenne era registrata nel permesso di soggiorno del padre. Da maggiorenne avrebbe dovuto chiedere un proprio permesso, ma non l'ha fatto. È scappata di casa. Ho lavorato pizzeria, un aiutante pasticceria e babysitter. Nero ovviamente. Sì. Fermata durante un controllo è stata portata al CIE, destinazione Marocco. Perché donna a Marocco? Non parlo arabo, non sono mai andata a Marocco, non mi sono mai mossa da Roma, perché volevo dare questa espulsione. Non conosco nessuno dei parenti miei a Marocco. Cioè, che vado a fare, morire di fame là. Nel CIE si è scoperto che Nadia è vittima di una situazione di gravi disagi in famiglia, preferisce non parlarne, è parte lesa in un procedimento penale. Spera di ottenere la revoca dell'espulsione per motivi di giustizia. Io sono italiana e devo uscire da qua. Non devo essere spedita da nessun'altra parte.